Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a Domegna, Montezuoli, un luogo ideale per poter girare con le nostre mountain bike. Stiamo provando la nuova Fulgor Mula, la bici elettrica motorizzata Polizia, con il nuovo MX EP3, di cui parleremo poi più approfonditamente in un test di carbon. Ora parliamo di questa bici. Full Carbon, tutta per carbonio, una bicicletta che nasce con una 29 davanti e 27,5 dietro. L'obiettivo sono prefissi i progettisti di Fulgor è quello di creare una bici che sia più veloce in uscita di curva, molto più agile grazie a questa ruota e che permetta nei momenti, nei pezzi più scassati, di poter assorbire meglio gli urti grazie a una 29 davanti. Ora incominciamo il test e vedremo come funziona. La geometria di questa bici è ben bilanciata, bassa davanti in modo tale che in salita sia possibile caricare bene l'anteriore e non farlo impennare, non farlo diventare un puledro imbizzarrito, angoli enduristici, ma un buon piantone sella che permette di regolare la sua posizione come vogliamo. Questo è fondamentale perché le bici elettriche diventano sempre più bici dedicate anche a un pubblico competente e non e quindi avere una buona pedalata, una buona posizione in sella permette di fare dei giri lunghi e non sovraccaricare la schiena e di conseguenza di divertirsi meglio, di più. Le geometrie enduristiche unite a un reach lungo, definirei moderno, attuale, permettono una guida ottimale, permettono al corpo di muoversi in modo migliore sulla bici e quindi di governarla benissimo. Il carro posteriore, a quadrilatero, è un bel carro, molto, molto sensibile, lo senti che lavora e che ti aiuta a copiare tutto. Hai proprio la sensazione di puffare, di lavorare costantemente sulla bici. Il motore Polini ha una coppia infinita, raramente utilizzo la quinta delle cinque possibilità perché già la quarta possibilità molto spesso stacca. A differenza dei vecchi motori non scalcia, quindi anche nei tornantini o nelle situazioni più difficili non abbiamo questa spinta rabbiosa che ci porta ad impennarci. Si può gestire molto bene la distribuzione dello sforzo e questo è sicuramente un punto a suo favore. Nel complesso, una bella bici, molto bella, provata.